Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Per tutti i miei contatti, per conoscere il mio sponsor, se hai bisogno di un account con soldi erano, vedete presente la descrizione del video e vado a rilasciare l'altro. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Finalmente è arrivata la neve su GTA, come state vedendo, insomma, come avete visto da video. E vi voglio portare un completo curioso, o meglio, qualcuno mi ha chiesto come avevo fatto a fare questo completo. È una cazzata ragazzi, però magari qualcuno non lo sa e quindi ho voluto portarlo. Siccome tutti gli altri completi di Babbo Natale a me non piacevano, però piaceva questo che è super sexy ragazzi, tutta stampata, è come se fosse una seconda pelle la tipa, e ho voluto cercare un modo per poter mettere il cappello di Babbo Natale e fare Mamma Natale. Quindi a questo punto questo sorta di glitch in pratica funziona con tutti questi completi, quelli integrali, quindi sia per maschio che per personaggio maschio che per il personaggio donna. E vi faccio vedere ragazzi. Allora, come avete visto, a me per esempio sta sorta di calza in testa non piaceva, quindi ho voluto cercare un modo per toglierla. E anche perché se voi provate a mettere un cappello o comunque una cazzo di altra cosa, diciamo ti toglie tutta quanta la tutina. Allora, che cosa dovete fare? Dovete andare in stile, modifica personaggio. Come avete visto, potete mettere anche una maglietta, se volete cambiate la maglietta e lasciate solo il pantalone, insomma a vostro piacimento, per magari poter fare un completo moddato. E qui dovete solamente cambiare il cappello in maniera tale che il personaggio vi rimanga senza cappello. Una volta fatto ciò, salvate, tornate in sessione e salvate il completo. Dovete prima salvare il completo prima di fare qualunque manipolazione su questo completo, e poi continuate a fare quello che volete, anche perché sennò lo perdete e va via tender culo. Quindi a questo punto salviamo il completo, mi sembra che si chiama Elfo, io ho scritto Elfo però va bene così, e da qui potete mettere il cappello che volete. Io adesso andrò a cercare un cappellino di questi da Elfi e vediamo di metterlo. Comunque un'altra cosa ragazzi, non so quanti di voi se ne saranno accorti, ma diciamo la Rockstar ha aggiunto altri 10 slot per poter salvare tutti i nostri completi. Quindi penso che sia una buona cosa, finalmente si sono svegliati, si sono dati una svegliata, hanno visto la luce e quindi hanno voluto darci la possibilità di poter salvare altri 10 completi supplementari, che per me è una bella cosa, visto che io comunque avevo una decina di completi, però comunque jogger salvati in primis per fare dei completi, e mi ero fermato un pochino a fare i completi. E invece adesso potrò ricominciare a fare qualche completino sfizioso ragazzi. Quindi detto questo, passiamo alla seconda parte. Vi mettete il cappello che volete mettere e dovete fare questo bug qui. Vi mettete su paracadute, selezionate il completo su cui volete il cappello e salite in auto. Non appena sale in auto, scendete giustamente sul completo selezionato e lo selezionate ragazzi, non appena sale in auto e si toglie il cappellino ovviamente. Detto questo ragazzi, il glitch finisce qui, un saluto a tutti, al prossimo video.